Vai, vai con numeri. Vai con numeri, 48. 48, lì ce l'ha il 48. Ce l'ha il 48. Mescia le palle. Regini, sembra di essere a Natale. Guarda lì. Guarda lì, c'è anche papà Natale. Ma somiglia anche, va. C'è già l'albero, è un anno che gli oggi è secco. E ti giri, c'aveva fiori, c'aveva. Poverino. Sono rimaste le palle. Senti, oggi ci stanno schiantando chiglia. Stamattina ci hanno fatto alzare presto. Stasera ci fanno a letto tardi. Però de. Voglio dire, ma guarda quante donne che ti ho portato stasera. Lasci gli stacchi, ti fa contro ci sono, lascia stare, lascia stare. Diciamo che sta vincendo il senso femminile, non detto la topa, pensate che meraviglia. Noi abbiamo una cosa, questa busta. È una busta. La tra, come diceva il grande Mike. C'è un invito. Un invito. Estendiamo, possiamo, a tutti gli edicolanti. Oh. Guarda, si vede tutto in quadro? Sì, sì, tesoro. Sì. Messo a fuoco. Con i nostri potenti mezzi di Valbano, un telefono da 82 euro. Quindi è venerdì 6 ottobre alle 17:30, presso il centro congressuale della Lusiera a Porto Ferraio, abbiamo diversamente Sani, l'associazione che da quest'anno ha ottenuto, riconoscimento onlus, che è perché sai come in Italia, ma funziona, che nasci l'associazione, il John Onlus è arrivato, poi lo fai con pagavolli, che in banca se lo fai, lo fai, bravo, no? Ma bello, è troppo comodo, e l'ho richiesto alla regione in questo pochi mesi, e dopo non riesci a cantare, quando nasce diventa onlus, loro sono onlus. Che qui ci hanno chiamato, non so se è per farci ingrassare dell'acqua, perché sono partiti male, perché poi con una bottiglia d'acqua e il succo all'ana, si ho pensato di me, cazzo, stasera siamo rovinati, e invece poi qualcuno ha fatto la magia lì in fondo, poi il posto si presta anche a l'ha letto in fondo? Pensavo mi abbracciasse e invece s'aguantava. È una maglietta, ragazzi. Quindi noi cosa facciamo? Perché hanno convocato a noi? Noi due poi. Cosa vogliono da noi queste donne? Sai che quando devi stare contro una platea c'è una faccia un po' più, ma parliamoci, la verità è quella. Fino hanno chiamato a te. Poi noi le facciamo a gratis. Fanno a gratis. Chiamiamoli. Ti presento. Sì, è il giorno più bello oggi. E cosa presenteranno? Un calendario, abbiamo fatto prima, bellissimo, un video, arcibello, poi ci saranno tanti ospiti, e poi venite, tanto forse sapete, voi vedete, c'è anche da mangiare, c'è un vincolo, se mangiare, però lo diremo quando sarete lì, ma è una sorpresa, voi venite perché saranno, vi spiegheranno cosa stanno facendo, perché insomma, ora c'è ancora tanto che stanno in un anno hanno già fatto molte cose, quindi lo vogliamo dire qualche finanziamento prima. Ma poco però, se no la gente non viene più. Se finanzi un anno fa. Siamo nati un anno fa, perché sicuramente siamo nati il 7 di febbraio di quest'anno, del 2018, San Valentino, noi. Il giorno dell'amore. E l'altro. Niente, da qui. Da quel momento abbiamo iniziato il nostro percorso, la nostra rinascita la vogliamo chiamare, e abbiamo nel frattempo in questi mesi che sono aggiunti a noi un sacco di persone, abbiamo avuto aiuto da parte di tutti, anche persone che fortunatamente sono in ottima salute, che però ci accompagnano, ci sostengono, e stiamo facendo, programmando diversi progetti, a cui abbiamo già messo in atto. Altri diciamo sono, come diciamo noi, il cassetto. Ma quelli a cui teniamo di più è quel progetto dei trasporti, a cui purtroppo non lo ricordiamo, perché non lo dovete conoscere, si occupa di grande merito e sostegno a tutti i nostri oncologici che sono venuti di lavoro. E poi perché non solo, perché però sono la cosa che... Sai cos'è il bello di tutto? È che a un certo punto mi è apparso Maria Teresa Grassi, ti sta guardando. Che cazzo sei qui?
cosa ci guardi? Mi fa sentire, aspetta un po', mi fa sentire. No, è bellissima sta cosa, tanti, che si trovano. Vediamo se siamo dietro al bar. Si sente. Si alzi il volume. Si sente, alzate. C'è un fruscio, non si è capito. È tua moglie. Bimbi, lo sento. Te lo senti? Ora sì. C'hai il dito sul microfono, Stix. Guarda che c'è quel ditone, così tanto copre, eh. Fede, e questi c'ho belli. Non mi fa fare battute. Battutate. Quindi cosa abbiamo fatto? Che ci sono delle persone che hanno rinunciato a dei controlli perché non avevano appunto i soldi per farlo, e quindi siamo partite da questa cosa con l'aiuto anche della Caritas di Portoferraio, per esempio, che ci sostiene, e con l'aiuto di, diciamo, di altri di aziende privati. E un altro progetto che abbiamo appena iniziato sarà quello di avere un'estetista oncologica. Abbiamo avuto il sostegno qui delle Terme di San Giovanni, e tramite, diciamo, loro abbiamo trovato questa ragazza che si è offerta, a cui noi abbiamo, diciamo, dato il contributo per fargli fare questo corso per diventare estetista oncologica, e quindi da qui poi nascerà una collaborazione con loro, che all'Elba non c'è comunque. Io mi ricordo, perché poi quando si parlava, a volte noi abbiamo già ospitate molto, come siamo ospitate? Qualcuna venne, fece una colazione che tuttora si vede, mangia 4 anni. Non ho perso il viso. Ma cosa vuoi? Un caffè, grazie, questa l'ha spremuta, la pasta. Ci costò un patrimonio. No, perché poi si diceva che... quando succedono queste cose, cioè, è un dramma, si vive, no? E molto spesso qual è la cosa più difficile? È proprio affrontare il quotidiano, no? Quello che tutti i giorni ti stravolge, è un attimino l'esistenza finché uno poi non ricompone un attimo il momento, ed è quello che loro invece vanno sul concreto, cioè dov'è che poi c'è il bisogno? Il bisogno è proprio di superare anche quelle cose pratiche che in quel momento sembrano insormontabili, no? Perché si pensa all'altro, no? Certo. Quindi se c'è invece chi ti dà davvero un sostegno quotidiano sulle classi anche burocratiche, no? Assolutamente. Mi ricordo, davanti a una mano. Noi abbiamo sì infatti Virginia che ci aiuta in questa cosa e aiuta comunque chiunque ha bisogno. Saluto la Marina. Amore, parlo con la mia moglie intanto. Lei mi ha ronzato perché ha detto che mangio troppo. Ma non è vero. Una cosa però possiamo dire, sì, di venire, perché uno si dice, Madonna, tu lo immagini che palle, ora vado lì e mi faccio... E invece no, loro hanno chiamato apposta Federico Regini e Stix, e ci hanno detto, ci vanno due disusi di questa maniera. Ha fatto una scaletta bellissima che non mostrare, non andare più avanti, sennò poi la gente deve essere incuriosita, amici, incuriosita. Fai una faccia che incuriosisce la gente. Quindi da Federico Regini, tutte queste bimbe dei diversamente sani e la signorina Rottermeier di Ai, ha dato le note. Noi vi lasciamo questa sera con questo dolce che ha fatto Teresa, che ci sta guardando in diretta insieme a Paolo Falcara, che ci vuole la diretta. E vi aspettiamo il 6 va, ottobre chiusura, al 17:30 presso uno sguardo a Trono. Vieni, non troverai me. Trova delle bellissime donne, insomma, c'è anche la pigmentista. Tanta roba. Qua la pigmentista. Tira sull'audience. Come si chiama la? Pigmentista. Pigmentista. Sei bianco, ti fa diventare nero. Okay. Sei nero, ti fa diventare bianco. Poi Michael Jackson. Se lo conosceva, Michael Jackson era ancora qui. La confonde in America con qualche pigmentista. Lo vedi com'è? Arrivederci a tutti, buona serata, un abbraccio. Ciao.